e Zugu, benvenuti in un nuovo video dedicato a Thor 4 Love and Thunder. Qualche giorno fa è uscita la prima clip ufficiale che abbiamo già visto, abbiamo fatto la reaction, velocina però abbastanza carina. Oggi, in verità ieri sera, è uscito un nuovo spot, anzi il primo spot ufficiale di Thor 4 che dura 30 secondi e con il quale annunciano anche l'uscita dei biglietti, quindi la possibilità di andarli a prenotare, teoricamente da questo lunedì se non sbaglio. Ora lo scopriamo nello spot, però non so se questa cosa valga anche per l'Italia, vi avverto. Al momento lo spot è disponibile solo in inglese, quindi in Italia potrebbe cambiare un pochettino, diciamo, la data in cui li rendono disponibili, però comunque non credo che manchi chissà quanto al momento in cui andranno ad aprire ufficialmente le prenotazioni. Detto ciò, andiamoci a vedere insieme questo spottino, che ci sono nuove scenette da guardare. Chiaramente, come al solito, la clip è disponibile su Marvel Entertainment, sottotitoli in inglese tradotti in italiano. 3, 2, 1, via! Para. Tutto a posto? You said this would be a relaxing holiday. Oddio, ma Rocket è un po' diverso. Times like this, we need to come together. Quite a reunion, huh? What a classic Thor adventure. Okay, we should go. Però bellissimo il costume. Tickets on sale Monday. Allora, vedete, i biglietti sono disponibili da lunedì. In teoria non si sa se anche per l'Italia, ma penso di sì. Però volevo vedere al volo le nuove scenette. Qua ci sta, ovviamente, Star-Lord e i Guardiani. E qua Thor sta tornando dalla meditazione sulla montagna. Era quello che dicevo, ossia Thor che medita sulla montagna e poi scende giù per combattere con i Guardiani. Poi nelle analisi dei trailer ne abbiamo parlato decisamente meglio. Questa scena di Gor l'avevamo già vista, pure questa l'avevamo già visto. Qua per la prima volta vediamo i Guardiani che parlano un po' di più e combattono. Drax che combatte, Valkyria che già avevamo visto che combatte con la saetta di Zeus. Valkyria che si lecca una daga e tra l'altro c'ha questo sangue dorato. Oddio, fighissimo, lei sta leccando il sangue. Sangue dorato delle persone uccise, come dire, di chi abita ad Olimpia, degli Olimpi. Andiamo avanti sulla parola. Rocket, che mi pare un po' diverso, sapete? Questo dicevo prima, gli hanno cambiato il costume sicuramente, però pare un po' diverso. Mi sembra leggermente diverso. Qua i Guardiani che combattono, già l'avamo visti, Nebula e Drax insieme. Qua Thor che continua a parlare dopo aver meditato. Star-Lord che non ce la fa più, Mantis che sta là dietro. Qua andiamo avanti, questa scena già l'avamo vista. Questo pure, questo era l'ultimo trailer di Jane che atterrava. Questa è una cosa nuova, penso che sia ovviamente una scena ambientata a Nuova Asgard di Thor, con questa armatura che a vederla qua è molto più figa dell'ultimo trailer. L'ultimo trailer, ripeto, non mi convinceva per niente l'elmetto, ma l'armatura così è veramente figa. Lui con lo Stormbreaker che fa l'occhiolino a qualcuno, o Jane o Valkyria, immagino sinceramente. Qui loro che continuano a parlare. Loro due che penso si trovino a Asgard, appunto è Jane con il Mjolnir ricostruito e Valkyria, sempre fighissimi insieme. Comunque vedremo se ci sarà qualcosina tra loro due. Sguardi ammiccanti tra Jane e Thor, come al solito. Thor che attiva quindi i suoi poteri dopo essersi levato la giacchetta, dopo aver meditato, che appunto sta qua, che bene o male si vedeva nei trailer all'incirca. Eccolo qui che lui si trasforma, combatterà. E poi ci sta la scena che avevamo già visto appunto contro Zeus, che combatteranno. Qui di nuovo si vede l'armatura che continua a dire sembra fighissima. Qua un po' di meno rispetto alla scena di prima, un po' di meno. Però penso che ora stiano partendo da Nuova Asgard sulla loro gondola volante. Questa qua scena che avevamo già visto, forse questa parte non c'era, quindi hanno aggiunto quel pezzetto. Loghetto e appunto biglietti disponibili da lunedì. Vi dirò, carino come spottino, questo qua appunto come detto è il primo spot e da qua sicuramente, dato che manca poco meno di un mese all'uscita del film, arriveranno altri spot. Io sono curioso di capire la gestione del marketing, come funzionerà da qua in poi, dato che questo è il primo spot e lunedì escono i biglietti, ma il film esce il 6 luglio in Italia, l'8 in America, però l'anteprima mondiale a Los Angeles ci sarà il 23 giugno, quindi se devono pubblicare un nuovo trailer, il trailer finale di Thor, lo devono fare prima del 23 giugno, quindi praticamente significa essenzialmente la prossima settimana quasi, perché il 23 giugno sarà giovedì tra due settimane.
Di conseguenza, nella prossima settimana e mezza dovrebbe uscire un nuovo trailer. Se vogliono fare un trailer finale. Altrimenti continuano con gli spot e basta. Lo scopriremo, comunque ci saranno video al riguardo. Vi monterò come al solito anche tutti i trailer insieme quando ci avviciniamo un po' di più. Arriverà i film che dovete vedere prima di guardare Thor, tutto quello che dovete sapere. Insomma, le solite cosettine che facciamo ogni volta. I talk show, eccetera, eccetera. A parte ciò, vi ricordo che siamo sempre in stream su Twitch. Fatemi sapere voi che ne pensate di questo spottino molto veloce con queste scenette. Ma soprattutto noi siamo sempre tra le stelle. Scaturisce!